200 mini box a 16 metri quadri cada uno davanti al tribunale, messi in vendita dalla società Panormos 2000, che gestisce il parcheggio attualmente in costruzione e di cui i lavori dovrebbero essere ultimati nell'autunno del 2008. Diritto di prelazione per l'acquisto a residenti e commercianti della zona e prezzo medio di 45.000 euro per ogni box, con lievi distinguo relativi alla distanza degli stessi dalle rampe d'ingresso e di uscita. Più che di una vendita, si può parlare di una sorta di usufrutto della piazza di cui la GECOPRE, società che sta realizzando l'opera, detiene i diritti di superficie concessi dal Comune per i prossimi 90 anni. I box verranno costruiti tra il terzo e il quarto piano sotterraneo del parcheggio e al momento ne sono stati messi in vendita 120, che sarà possibile prenotare versando una caparra di 1.000 euro. I residenti delle zone blu gestite da APCOE, precisamente delle aree P2, P4, P19 e P20, avranno tempo fino al 31 ottobre per esercitare la loro prelazione d'acquisto. Una volta ultimato, il parcheggio sarà dotato di 460 posti auto ripartiti tra primo e secondo piano, mentre in superficie saranno creati 80 posti con ingresso e uscita autonomi riservati ai dipendenti del Palazzo di Giustizia. Il costo complessivo per la realizzazione dell'opera è di circa 15 milioni di euro.